Buonasera ragazzi, buonasera. Come va? Ci siamo? Ci siamo? Dovremmo esserci, mi sembra di sì. Buonasera, buonasera. Allora, fatemi controllare un attimino, dovrebbe essere tutto ok. Va bene. Come va? Se riparte del lunedì con una lives, in realtà anche ieri, che era domenica, abbiamo fatto una live che in realtà ancora non vi ho riportato. Vabbè, magari domani ve la riporto sul secondo canale o questa, non lo so, vediamo. Buonasera a tutti quelli che si stanno unendo. Tra poco partiamo con Memories of Mars, che uscirà domani, però avendo avuto l'accesso anticipato, ho la possibilità di giocarlo anche oggi, anche se in realtà, se non ricordo male, oggi fino a domani erano ancora dei test sui server. Sì, infatti preview. Adesso andiamo a farci la nostra preview per vedere se riusciamo a sopravvivere un pochino su Marte. Negli altri due episodi che vi avevo portato sul canale, eravamo nell'ultimo soprattutto morti un po' male. Però, siccome è un titolo che si presta un pochino alle live, ho detto vabbè, facciamocelo in live, che almeno ci facciamo un giro per Marte, no? Comunque, grazie mille a Luca Sabba per essersi sottoscritto al canale con Twitch Prime. Grazie mille Luca per la sottoscrizione e grazie mille anche a Narco per sempre per la sottoscrizione per il quarto mese consecutivo, quindi grazie mille anche a Narco. E vi dicevo, quindi Memories of Mars oggi ce lo andiamo a vedere in live. Poi magari ogni tanto vi porto qualche episodio. Non so se avete visto già l'episodio oggi uscito sul canale Dark Souls. Per domani non lo so. Non lo so perché Vampyre ancora non ho il gioco. Spero di riuscire per domani magari a fare qualcosa, perché esce domani Vampyre, non lo so, vi faccio sapere. Comunque nei prossimi giorni ve lo porterò anche Vampyre, poi uscirà in settimana credo anche MotoGP. Per quanto riguarda Barbarino Conan Exiles ce lo ributtiamo magari qui in live. Dark Souls, come vi dicevo, a giorni alterni magari, ogni tanto. Non tutti i giorni Dark Souls. Ora, indipendentemente dal 4K che ci mette una Madonna a renderizzare, però comunque, avendo fatto anche già la serie ormai 6 anni fa, tra l'altro, quindi ce la prendiamo con calma. E questo è quanto, quindi aspettando nuovi titoli. Sì, poi per i titoli di guida anche mi devo un attimo riattrezzare. Ora inizia anche a far caldino, però ci sta a riprenderli un po'. Allora, io direi che volendo possiamo anche iniziare a partire. Tanto, come detto, saluto tutti quelli che si stanno unendo. E poi se riesco con le live a regolarmi per bene, eventualmente per fare una cosa, tra virgolette, costante, nel senso per organizzarci e farle con un po' più di costanza. Ve l'ho già detto mille volte questa cosa e so che non è facile organizzarsi per le live, però come detto, avendo la priorità, nel senso realizzare video non sempre è fattibile organizzarsi per bene. E altra cosa, poi arriveranno anche un po' di recensioni nei prossimi giorni, forse sì, forse in settimana. Grazie mille anche a Luca per la sottoscrizione per il nono mese. Non lo so, in realtà anche ieri un altro ragazzo si era abbonato che mi dava 19° mese e si ricordava 20, non lo so, non lo so. Comunque grazie mille Luca per la sottoscrizione. Cuffie dipende, tipo queste qua che vedete ancora non ve le ho recensite di cuffie, in realtà neanche quelle che utilizzavo prima, ma in realtà neanche quelle che utilizzavo prima, cioè ho diverse cuffie che vi devo recensire, quindi anche per fasce di prezzo diverse, diciamo che si va da quelle di una quarantina di euro
a quelle di un tantino di più quelle che sto usando adesso. Però non vi spoilerò, scusate, magari voi potete fare un pochino l'occhio, però non vi spoilerò, sennò poi la recensione non se la vede nessuno. E per il resto, grazie mille a Bart Storm per la sottoscrizione al canale, grazie mille Bart, grazie mille anche a Spurkak, detto bene? Spero di sì. E a Rob the Owl, che credo, perché li leggo come vedete cioè vedete. Io non li vedo che stanno un po' distanti perché la chat comunque è piccolina, dallo schermo c'è un po' di tutto, però grazie mille a Bart, Spurkak e Robby, facciamo Robby che è più semplice. Sì, queste qui sono della Razer, mi ci trovo bene con le periferiche Razer, tra l'altro sto utilizzando anche altre periferiche, quindi... C'ho un botto di roba che vi devo recensire, perché poi io molte cose, magari, che ne so, le compro a gennaio e ve le recensisco a settembre, per dire, perché le utilizzo per parecchio tempo, come ben sapete. Alcune anche che utilizzo cose anche da più di un anno, anche due forse, che ancora non vi recensisco e non so a quel punto se le recensirò mai. Hardware e robe varie, però se ci sta ogni tanto ci sta. Però, come vi dicevo, anche probabilmente arriverà anche la recensione di un portatile. Scusate, che potrebbe essere addirittura anche in anteprima, quindi rimanete sintonizzati perché ci potrebbe essere opportunità, come detto, di testare un qualcosa che ancora non è uscito sul mercato. Sì, Vampire nei prossimi giorni. Kingdom, sapete che non lo so, perché poi non mi ha rapito più di tanto. Non lo so perché. Comunque, dai, poi continuiamo a chiacchierare magari durante la live. Ora fatemi vedere una cosa, perché oltre a poter entrare in partita, probabilmente... Fatemi vedere una cosa. Ok. Siccome questa è una preview, non è che possono entrare tutti, e dovrei avere la password. Datemi un attimo. Sperando che sia questa, se no si rammonta tutto. Vediamo. Tac. L'abbiamo beccata. Grande così. Probabilmente ripartiremo sempre dall'inizio fino a quando il gioco non uscirà in modo definitivo e rientreremo comunque negli stessi server. Ve la lascio la intro, dai, ce la rivediamo. Grazie mille Michele per la sottoscrizione per il quarto mese. Grande Ale, grazie Michele, grazie Michele. Dark Souls, parte il video di oggi, ne ho già registrato un altro e quello successivo era in corso. Perché siamo andati spediti fino adesso, ma poi sono iniziate le difficoltà. Vabbè, ho proseguito. Vabbè, poi vedrete, poi vedrete. Allora, calcolando MotoGP 18, c'è da dire che hanno cambiato anche motore grafico dopo 6.000 anni, quindi vediamo. Comunque, adesso eccoci tornati su Marte, pronti a morire male. E famoci un giro, qua raccattiamo un po' di robe.
Fatemi vedere un attimino. Qua invece. Fatemi. Ok. Scusi. Mi rifaccio un giro e magari non so se c'è roba in più da raccattare. A parte questa gente, questi cloni qua. Ci siamo buttati qua dentro, ma è un pochino buio. Spero di non beccare la notte, perché sennò è finita. Subnautica, volendo, sì, potrebbe anche tornare. Solo che là c'è il dubbio se. Poi dover riniziare tutto da capo, continuare la mia partita, però con aggiornamenti, con. Non lo so, onestamente. Allora, fatemi vedere un attimo che qua. Dovrei ricordare pure i tasti. Vabbè, poi vediamo, va. Intanto ci facciamo. Allora, l'ultima volta. Vediamo un po' dove possiamo andare. Dite la verità, lo fate apposta con questi nick per mettermi in difficoltà. Grazie mille a Kojeikabut. Grazie mille per la sottoscrizione. E probabilmente, scusami se ho pronunciato il nome in modo sbagliato, però ve le cercate, ve le cercate. Allora, dove ce ne andiamo? Qua ci siamo andati. Guarda, proviamo da quest'altro lato. Andiamo a ovest. Che ce frega? Vediamo un pochino. Grazie mille anche a Darth Depa per la sottoscrizione al canale per il sesto mese. Grazie mille, grazie mille. Oh, non è notte, non è notte. Ora. Abbiamo. Abbiamo la pistola ce l'abbiamo. Non abbiamo i proiettili però. Aspetta, equippala. L'ha equipaggiata, ok? Perché l'altra volta. C'è un problema tecnico. Pure la torcia. Direi di equipaggiare anche la torcia. Ma i proiettili non li ho presi io. Aspetta, ho sbagliato i tasti. Allora, datemi un attimo perché qua possiamo vedere che. Abbiamo già la stampante portatile. Però siccome non mi ricordo. Dimmi che la. No, su una superficie. Dai, che va bene come superficie. Dimmi di sì. Grande. Vediamo un attimo cosa possiamo. Allora, i proiettili per la pistola ci serve ferro e nitrato. Solo che per il momento possiamo solo raccogliere pietre, diciamo così, quindi. Perché vi ricordate che poi eventualmente si potrebbe anche spippolare con gli estrattori qua, però poi ci dobbiamo organizzare un attimino. Floppini non è che ne abbiamo tanti. Come vedete, sta prima qui c'era la luce del. Vedete come si sta spostando l'ombra? Quindi probabilmente sta tramontando per sole. Spero di no, perché sennò qui poi la situazione è critica. Allora mi faccio un giro un attimo qua anche per recuperare delle robe. Mentre, come detto, ci facciamo una chiacchierata. Allora. Ma ogni tanto. Per le live insieme alla signorina in realtà stavo valutando diversi giochi. Bisogna organizzarsi un attimino poi. Pure per le live, perché anch'io mi organizzo all'ultimo momento, quindi. Sto raccogliendo roba che in realtà non sto leggendo cosa sia, ma per il momento raccattiamo tutto. Questi rispawnano qua, quindi. Ci
Ci sta, nelle fasi iniziali ci sta questa cosa. Nel frattempo però io mi avvicino. Lì c'è una costruzione, ma un'altra costruzione c'è anche da ste parti. Mo' l'avevo vista, già me la so persa. Andiamo bene. No, adesso ci facciamo un giro dopo aver recuperato un po' di oggettini. Così almeno ci craftiamo qualcosa. Una cosa che ho notato dall'altro episodio è che effettivamente un po' i floppini scarseggiano. Poi naturalmente quando ci saranno i server aperti ci saranno, come dicevo, vari eventi che daranno appunto i flop che servono per... apprendere nuove abilità. Ora. Sì, abbiamo consumato un bel po' di stamina perché giustamente la sportiveggianza del nostro marziano, del nostro clone marziano. Trin era addirittura sull'altro PC, quindi in realtà non so neanche se c'ho i salvataggi. Era il vecchio PC, se non ricordo male. Ma NBA non è che non mi piace, è che non seguendo il basket non saprei da dove partire. Siccome, vabbè, non che io mi faccia di sti problemi, però sicuramente ci saranno degli appassionati e molti probabilmente non si divertirebbero vedendomi giocare ad NBA non sapendo io minimamente giocare. Cioè non so neanche le regole, non è il non saper giocare, perché per dirvi neanche a FIFA so giocare, però... Ma questo un po' di oro, aspettate che sono floppini, grandi floppini, prendi floppini. Cosa stiamo... Ah, nitrato, vabbè che lo trovavamo anche in giro. Un po' di ossigeno, altri floppini, ottima cosa. Ora... Grazie mille comunque a MTT per l'abbonamento al canale, per la sottoscrizione. Grazie mille. Grazie mille. Da come sono rimasto io, Rust non se puede. Purtroppo. E lo sappiamo a ben vedere dopo essere morti malamente in live l'altra volta. Dopo averlo ripreso dopo mille anni. Ma in realtà onestamente non è che mi stia dispiacendo la remastered di Dark Souls. Cioè io rivedendo com'era il gioco 6 anni fa, le differenze le ho viste visivamente. Anche perché di una remastered quello vai a cambiare in questo caso, soprattutto in un gioco come Dark Souls dove il gameplay è quello e deve rimanere quello, onestamente. Non... A me non è dispiaciuta come cosa. Infatti l'ho ripreso ben volentieri. Su PC, appunto, per sfruttare al meglio già i 60 frame, che sono un'ottima cosa, ma anche il 4K, tanto per... Visto che la play che ho è una play base. Ragazzi, so che adesso stiamo raccogliendo solo robe, ma... Fidatevi che ci servono. Cioè ci servono. Spero ci servano. Se no che stiamo... All'inizio è così. All'inizio è così. Però adesso ci organizziamo. Adesso andiamo ad esplorare. Anche perché non ho neanche un proiettile. Quindi come è giusto che sia, ci dobbiamo un attimo organizzare per raccogliere risorse. Poi se riusciamo ad arrivare lì, che tra l'altro mi sembra sia un altro deposito come questo, iniziamo ad attrezzarci, così magari passiamo anche la notte non in giro, perché moriremmo male, eh? Moriremmo sicuramente male. Devo cercare di ricordarmi di non leggere la chat quando si inizia a far cioè mi giro mentre leggo la chat e poi non so più dove sono, perdo la mia posizione nello spazio, in questo caso spazio. Ci sta. Allora,
Ma Spider-Man penso di sì, anche se non sono un appassionato di supereroi, però sembra un bel gioco, sembra un bel gioco. Cioè non sono appassionato di supereroi, ho portato anche Batman perché sembrava un bel gioco. Se tanto mi dà tanto, anche Spider-Man sembra figo. Niente, siamo arrivati qui ma non c'è niente. La torcia funziona? Non so come si faccia a ricaricare, eventualmente però funziona. Qua c'è un po' di ossigeno. Queste casse credo siano vuote. Lì dentro qualcosina c'è, grande. Questo che è acido, bene. Okay, un po' di metalli li stiamo raccattando. Questa cosa non mi dispiace. Ma qua si apre tipo, no? Ok, allora, visto che è notte, direi di fermarci un attimino qui. Ok, e ci craftiamo delle robe. Oddio, sapete che non lo so? Credo di no, però. Perché... no. Vabbè, al momento, ragazzi, il gioco è un... Cioè, fin quando non uscirà, vi ricordate anche gli altri giochi impostati in questo modo? Prima dell'uscita vengono continuamente, diciamo, resettati i server, i personaggi, eccetera, eccetera. Quindi è normale, è come un reset del server, cosa che sarà fatta, presumo, anche domani, che dovrebbe uscire il gioco, se non mi ricordo male. Alle 3 vediamo, alle 3 vediamo. Le 3. Molte conferenze saranno anche alle 3. Quelle delle 3. Basta, basta. Se no entriamo in un loop e non ne usciamo più. Comunque. E qua vorrei anche capire a questo punto cosa converrebbe fare. Un po' di roba de cibo ci sta, perché l'ultima volta siamo morti male. 25 floppini abbiamo. Questo ci costa 200 floppini. No, vabbè, presumo che quindi non possiamo fare praticamente niente. Questo ce l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo, no? Vabbè, comunque andiamo a fare qualcosa. Sì, questo ce l'abbiamo, ma non abbiamo la biomassa. Però possiamo farci i proiettili per la pistolina. Ma uno tipo mi ha fatto un proiettile. Ah no, 15 ce l'ha fatti. Un altro ce lo giochiamo. Ferro ce l'abbiamo. Ma che ci mangiamo? Robe di ferro? Cioè nella razione c'è del ferro. C'è anche uno. La biomassa dobbiamo raccogliere. Come? Dov'è? La biomassa l'abbiamo mai beccata? Sapete che non lo so. Basta cigolare con queste mani. Sto temporeggiando perché aspetto che venga giorno, perché naturalmente di notte... Vabbè che si vede adesso. Adesso si vede. In questo caso non per merito della luna, perché qua non c'è sta la luna, però c'è qualcosa. Le stelle. Sì, però già Rick, già lo avevo fatto nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio già è una cosa che avevo fatto. Ma Devil May Cry non sono un amante in realtà, eh. Allora. E qua tocca solo andare in giro. Fatemi vedere che costruzioni ci sono. Potremmo andare qui sopra. Verso nord. Se può fare, dai. Ma allora, i floppini me li lascia così. Molto pericolosa come cosa. Va bene, andiamo verso nord dove c'è una costruzione, dove magari possiamo fare qualcosa. Mi ricordo anche che comunque la pistola contro i vari alieni non è che sia molto utile. Quindi, guarda, io farei quasi il giro da quest'altro lato. Cioè, da quest'altro lato ci arrampichiamo un pochino. Vediamo dove andiamo a finire.
Abbiamo scavallato la montagna. No, da una ventina di minuti. Vabbè, i primi sono stati di chiacchiere, quindi siamo al momento ancora nelle fasi iniziali. Stiamo raccogliendo pietre in giro. Materiale, materiale. Le casse, in realtà, quelle che abbiamo visto le dovremmo aver controllate tutte. Può essere che me ne sono perso qualcuno, ma in linea teorica no, ce ne sono anche alcune che non si aprono, non sono. Allora, ossigeno ce l'abbiamo, avevamo anche delle bombole, quindi credo, non so se in... non credo sia quella la costruzione, è molto più grande, forse è quella lì sopra, oltre la montagna, mentre quella che noi stiamo vedendo da qui potrebbe essere questa, sì. Questa è quella grande che probabilmente sarà o la stessa che abbiamo visto l'altra volta, o l'altra volta forse qua stavamo. Vabbè, piano piano ci arriviamo, piano piano ci arriviamo. Come detto, questa volta ho preferito portarlo in live perché alla fine, ripartendo dall'inizio, ci facciamo una chiacchiera mentre facciamo cose in giro, Come detto, vorrei riprendere un po' con le live, quindi approfittiamo, approfittiamo. In questi giochi l'unica cosa che mi preoccupa e non poco è il fatto che tu magari milioni di ore a raccogliere cose, fare robe e poi ti sparano. Vabbè, normale, è un survival. È così, è giusto che sia così, però la tristezza nel cuore quando ti rubano tutto. In questo caso anche i floppini, perché rimangono nell'inventario, a quanto pare. Supply tracker. Ah, questo potrebbe aiutarci nel beccare cose. Aspetta, là è dove siamo noi? Vabbè, vicino alla superficie, un attimo che... Vabbè, la torcia già ce l'avevamo, però sai com'è. Tutto fa brodo, no? Era biomassa quella che abbiamo preso o sbaglio? Allora, quindi questo in linea teorica possiamo piazzarlo qui. Ah, aspetta un attimo. Ah, questo ci permette di scavare tipo con le mani. Vabbè, se abbiamo attrezzi, presumibilmente anche con gli attrezzi. E sto cercando di capire se quello che ci segna siamo noi. E quel puntino è qualcosa di interessante. Sì, sembra di sì. Quindi aspetta che qua sotto c'è anche qualcos'altro. Ci proviamo. Allora. No, Death Stranding secondo me no. Stiamo freschi, aspetta. Penso che si dovrà aspettare parecchio. Ah, grazie mille a Massimo La per la sottoscrizione. Mi ricordo, era il La che faceva la differenza. Grazie mille Massimo per la sottoscrizione al canale. Ma i survival, ognuno ha il suo perché, diciamo così. Quindi, onestamente, non ne ho uno preferito, direi. Perché ognuno ha i suoi lati positivi, ognuno mi ha dato il suo divertimento nei vari momenti di giocate. Allora, io vorrei cercare di capire se ci stiamo muovendo. Cioè, ok,
sta funzionando questo come cosa o no? Secondo me no. No, penso di sì, ci dobbiamo semplicemente spostare. Grazie mille a Pimari. Pimari 60, ci spero pronuncia. Abbiate pazienza. Grazie mille per l'abbonamento al canale, per la sottoscrizione, per il terzo mese consecutivo. Grande così. E grazie mille anche a MikeNet per la sottoscrizione al canale per il quarto mese consecutivo. 4 mesi che volano, eh? Quando ci si diverte. Grazie mille per la sottoscrizione di entrambi. E per Agony, io Agony o Agony, come le pronunce, noi le faccio, noi le pronunceranno. Probabilmente non è che lo vedremo ancora, eh? Allora io provo a seguire quello che sembra essere la linea di obiettivo di sto macinino. Per quanto sulla mappa non ci stiamo avvicinando. Perché io, cioè, datemi un attimo. No, ci stiamo allontanando. Ah, aspetta. Fermi tutti, fermi tutti. Risotto l'inghippo. Allora, c'era stato un problema tecnico-tattico mio perché avevo sbagliato corpuntino e cose. Ok, che è successo? Ah, l'ossigeno. Mi ha fatto cagare sotto. Ho detto, mamma mia, stiamo morendo male. No, cioè, non ho fatto ancora niente. Per piacere, cerchiamo di concludere qualcosa prima di morire male. Allora, ci stiamo avvicinando a quello che è indicato da sto baracchino. Siamo quasi al centro di un qualcosa. Attenzione, è verde. Quindi noi piazziamo qua e scaviamo con le mani, vediamo. Ah, ok. Grande. A posto. Perché questa cosa? Cioè, io che ho dato il pugno mi sono spaccato. Sì, ok. No, in realtà non è che abbia dato il pugno, è che ho premuto 4, però giustamente quello ormai l'abbiamo già utilizzato, quindi ce l'ha tolto. E tornando a noi, dobbiamo andare qui sopra dove stavamo andando prima. Allora. Ma in realtà dipende dalle accezioni che si danno. Cioè, per dire, io sì, anche chiamandolo sim racing non è che la trovo un'accezione negativa. Cioè, io se parlavo, ad esempio, chi è appassionato poi non è che. Per me è un aspetto positivo. Anche chiamandolo sim racing non. Poi sì, sicuramente adesso sta prendendo molto più piede ed è una cosa che mi fa estremamente piacere. Però per me, come detto, come lo chiamano, chiamano. Gli do già il suo valore. Quello magari vale più per chi di solito li ha considerati come giochini, diciamo così. Allora, aspettate, qua forse la torcia un attimo ci vuole perché non sto. Non è che si veda un granché qui sulla montagna. Ce la facciamo arrampicarci? Dimmi di sì, per piacere, per piacere. Sii agile, buon uomo, sii agile. Grande agilité. Allora, su questa antenna, o anche nei paraggi di questa antenna, c'è qualcosa che possiamo fare? No. Però abbiamo una visuale che sarebbe meglio tenere d'occhio. Allora. Intanto mi fermo che leggo anche la chat. Per le 3 vi farò sapere se facciamo qualche live. Ancora non lo so. Ah, era un po' più grandicella la zona di quello che è. Ora, in questo server non è che ci sia troppo
troppa gente, che non so se siano persone. Non si sa mai che qualcuno ti spara quando vai in giro. Molto probabile come cosa, quindi. Ci buttiamo nella zona, ma quando è che sorge il sole? Scusate. È perché qua la zona è grande. Di notte, a parte che ci perdiamo, perché ci perdiamo, eh. No, no. Ci stanno bestie. Ci stanno bestie, non so se le sentite. Se non le sentite, alzate il volume in cuffia, ma le sento tutte intorno. Probabilmente stanno venendo a prenderci. E se vi ricordate. Eh sì, stanno tutte là sotto pure i ragnoni. La pistola non serve a una beneamata sega contro questi ragnozzi. Quindi qua dobbiamo fare un'azione evasiva da panico. No. No, non voglio morire. Non voglio morire. Damose. Basta sputare. Nascondiamo. No. Cazzo, è un vicolo cieco. È un vicolo cieco. Ma ci stanno le porte. Non è una porta questa. Siamo morti. Siamo morti. No, no, è aperto. È aperto. Chiuda la porta. Ma che mi sputano dalla finestra? Ma che aprono? Ma non è possibile. Ma non può aprire la porta un ragno. E invece sì. E invece sì. E come non la apre? Apre sì, cazzo. No, che fa? Saluta. No, per piacere, non voglio morire contro dei ragni. Finiti i colpi. Siamo morti. Siamo morti. Siamo nettamente morti. L'attacco a mano. Ma non salutare. Ma porca di quella Eva. Damos, via, via. Non è aria. Non è aria. Non è proprio aria. Metta la torcia. Momento, ragazzi. Non è il caso di soffermarci su queste chiacchiere. Cioè, poi chiacchieriamo. Ma un attimo, è successo un macello. Questo è? Ah, questo probabilmente qualcosa. Eh sì, questa è una costruzione. Perché, vedete, po si possono anche costruire basi. Ora, secondo me il povero disgraziato non c'è riuscito perché è morto malissimo. Quanto sono fighe le cadute dei meteoriti? A parte questo, io sfrutterei la stampante 3D del buon uomo per farmi dei proiettili. Ma noi. Scusa. Volevo vedere una cosa, ma non mi ricordo come si fa. Noi non abbiamo nessuna protezione, quindi in linea teorica potremmo anche fare questo con 8 di ferro. Se uso quello non posso fare i proiettili, quindi però aspetta, il ferro 1 lo posso fare così, no? Perché noi abbiamo questo qua, sì, aspettate. No, no, qualcosa si può fare. Tanto noi la pietra così non ci serve, ok. Vabbè, mentre questo fa robe. Kingdom Hearts, onestamente, non li ho mai giocati. Quindi mi interessa relativamente. So però che c'è un gran pubblico, quindi molti lo aspetteranno. No, è un survival, direi più alla Rust. Non so se avete visto Rust. Allora, Barbarino va, forse nei prossimi giorni. Vediamo un po' come riesco ad organizzarmi. Adesso abbiamo un po' più di oro, quindi possiamo farci questo. E
Sì, di oro, di ferro. No, ma comunque potevamo farlo uguale, mi sa, eh. Eh no, questo lo facciamo perché sennò siamo senza protezione alcuna. Ste robe dobbiamo sbloccarle all'albero delle abilità. Ma abbiamo pochi floppini. Quindi, ma per EA dipende da titolo a titolo. Io seguo più i titoli singoli, alcuni buoni, alcuni meno buoni. Dipende un po' da. Com'è che si. Quindi prendo caso per caso. Equippala. Grande. Adesso siamo così, un po' più sportiveggianti. Forse sì. Forse sì. Si spera di sì. Grazie mille a Dergut per la sottoscrizione. Attenzione, qui siamo al 20° mese. Qua abbiamo sfondato quota 20. Grazie mille, Ergut. Fedelissimo. Merito i baffi d'arte, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille per la sottoscrizione, come detto, per il 20° mese, quindi. Allora. Diciamo Dicevo, farei qualche altro proiettile in più perché se ci dobbiamo buttare qua dentro non utilizzerei troppe risorse perché comunque poi se riusciamo a sbloccarci il fucilazzo farei il fucilazzo, però un altro po' di proiettili va. Vediamo un pochino. Comunque adesso non so se avete notato, i ragni sono morti più facilmente, non so se magari non sono gli stessi o se hanno bilanciato un pochino la situazione. Sta di fatto che noi a salute siamo messi così così. Calorie così così. Però, se noi qua ci riusciamo ad insinuare in questa zona, secondo me un. Ma sì, però non è possibile che sputino così. Ma neanche nel Far West sputavano in questo modo nelle sputacchiere. Signori, venga qui. Morendo malissimo. Cosa che vi dico? Il feedback del. No, ricarica! Ce li avevo i colpi! Ah, è vero, ho fatto una cosa un po' veloce. Puttana Eva. Damose, damose. Signori, qua è molto strategica la cosa. Non è che sia così a. Giornalmente, signori, è un po' difficile streamare con. Cioè, per dire, molti prima dicevano che siamo quasi arrivati a 300.000, ma non è tanto quello il numero rilevante. A fine mese, tra l'altro, arriviamo a 6 anni dal primo video caricato, ma soprattutto siamo quasi vicini ai 5.000 video, quindi. Quelli sono numeri numeroni, eh. Ma sta roba, io mi ricordo che se poteva prendere. Forse ci voleva l'altro. Sì, al momento possiamo solo prendere. Ma non posso, non ce l'ho. Cazzo. Ma non è che lo possiamo trovare in giro, magari? Cioè, penso di sì, perché. Cazzo, cazzo. No, mo vieni qua, ragno. Lo spacca il culo, giovane. Guarda come ci beccano sti ragni de merda. Ci hanno sputo magico. Fatemi vedere. Stavo cercando di vedere. Tool. Dove cazzo? Ma questo è l'escavatore. Che in realtà non so se. Allora, aspetta. Eh sì, questo è, però. 200 non ce l'abbiamo, floppini. Magari li troviamo dentro. E quindi tornando al discorso.
Streamare quotidianamente è abbastanza improponibile. Aspetta che abbiamo trovato dei floppini qua. Questo dobbiamo. Fermi tutti, sento dei passi. È inquietante la situazione. Anche perché abbiamo una precaria salute. Io spero che entrando qui dentro qualcosa magari la troviamo. Sento scricchiolare ovunque. Datemi un attimo, volevo anche leggere un po' di chat. Grazie, grazie. Come detto, non è facile neanche organizzarsi. Vampire non lo so, vediamo nei prossimi giorni. Al momento ancora non ho il gioco. Spero di averlo per domani, così magari registro e ce lo vediamo. Vediamo. Grazie mille a Rated Fra per la donazione. Grazie mille, devo ancora avere l'onore di incontrarti. Spero accadrà presto, magari Games Week, continua così. Mio youtuber preferito, sempre sportiveggiante, ma non mi raccomando. Grazie mille per la donazione. E Games Week non lo so, non ci sono mai andato, mi piacerebbe andarci, ma è un po' lontanuccio, quindi è difficile anche organizzarsi. E perché poi tra gli spostamenti, le spese di trasporto, poi pernottamenti e quant'altro, non è easy per quello. Allora, stanno avvicinandosi altri rani. Ma noi li attacchiamo con estrema cattiveria. Uno alla volta, morirete uno alla volta. Che, guarda questo come. Cazzo. Oh, sono aggressivi, puttana Eva, eh. Sono aggressivi e sono. Sono pure precisi. No, però. Sembrano essere. No. Ho finito tutti i colpi. Oddio, è possibile. Dove cazzo vado, no? Allora, se mi danno un attimo per craftarmeli. Datemi un attimo per craftarmeli, per piacere. Momenti di tensione, ragazzi. Lo so. Ma questo continua a farli? Cioè, nel senso, poi li vengo a ritirare? Se può fa'? Spero di sì. Spero di. Aspetta. Ma tu cazzo dei colpi, un fucile. Hai rotto il cazzo. Guarda come si arrampicano. Ah, c'era un'altra persona lì che è passata. Non me li ha craftati. No, me li ha craftati, sì. Questa pistola. Allora, io quel buon uomo lì lo aiuterei anche. Ma chi mi aiuta a me? Un attimo che sta succedendo un macello, eh. Sì, ma che cazzo sta ma fa da esca e basta. Momento, momento. Sono fasi estremamente concitate. Io devo craftare un quantitativo di colpi immane qua. E sono praticamente morto. Guarda, mangia questa roba. No, stavo vedendo se avevo delle cure. Perché onestamente questo è cibo, ma non so se mi faccia recuperare della salute. Apparentemente no. Apparentemente no. E io non ho neanche. Ma così pochi colpi? No, forse non me li aveva fatti però, eh. No, faccio un quantitativo di colpi abnorme, perché sennò non ce ne usciamo qua. No, devo ancora riscattare i giochi del Plus. Io me ne scoso. Sapete quanti mesi ho saltato di giochi? Perché mi dimentico di. Sì, era il lago di Scanno, quello che avete visto su Instagram. Seguitemi su Instagram. C'erano diverse fotine da là, si vedeva.
Ma a Milano sono venuto quando mi hanno chiamato magari per qualcosa. In quelle occasioni, almeno il biglietto te lo pagano, perché sennò. Sto cazzo che ci andavo, scusate. Cioè, non perché non voglia venire, sia chiaro. È per il fatto che se va, se ti invitano per qualcosa, almeno il biglietto ce lo mettono loro. Io ci perdo giorni di lavoro e 6.000 ore di viaggio. È giusto che se ti chiamano. Per il PC siamo a 1.600 se non sbaglio. Sì, perché le donazioni praticamente non. A parte questa di Rated Fra, non arrivavano da un bel po', quindi poi. Da 1.500 siamo passati a 1.600 nelle ultime settimane barra mesi. Sapete che forse non farò niente per i 300.000, perché visto anche il periodo un po' su YouTube che è così. Quasi mi verrebbe da dire che non c'è un granché da festeggiare, nel senso. Cioè, per carità, io ringrazio tutti voi che mi seguite, però per come sta andando YouTube, non lo so, non lo so. Sì, però quell'uomo che è passato prima non è che si è fregato tutte le robe. Io spero, in amicizia, sempre che eventualmente lo abbiano brutalmente ucciso. Cioè, se mi doveva rubare le poche cose che magari c'erano qui. Mors tua, vita mea. E quindi. C'erano un fottio di ragni, ho notato, da queste zone. Qui c'è anche un secondo piano, ma. Sì, qua qualcuno è passato. Qua c'è rimasto qualcosa, forse non hanno visto, però. Ah, era di maggio, e allora sì, ho saltato anche Mad Max, quindi figurate. Ah, eccolo lì. Vabbè, io non è che ammazza la gente, siamo già pochi, poi questo è ancora un server di test, poi sicuramente sarà una strage quando. Ma io tra l'altro, sti ragnetti li vorrei pure ammazzare, perché alla fine ci danno. Ci danno pure i floppini. A me i floppini fanno comodo. Però devo arrivare a 200 floppini. Quanti cazzo di ragni devo ammazzare per arrivare a 200 floppini? Un milione. Comunque io continuo un attimo a girare qua. Dov'è? Palesemente non stiamo trovando una cippa. Qua qualcuno ha fatto piazza pulita, mi sa, eh. Non è possibile. È tutto vuoto. Ah, beh, qualcosa abbiamo trovata. Ma vale per tutte e due le braccia o è solo un braccio, per dire? Equippalo intanto. Mi sa che è un braccio solo. PS4 non lo so. Aspettate che stiamo morendo per mancanza di ossigeno. E un altro problema grande è che noi abbiamo finito adesso l'ossigeno. Cazzo. Però in queste basi i distributori d'ossigeno ci dovrebbero stare. Ma se non ci stanno siamo morti. Se poco ma sicuro. Con Anexa non lo so se ha una sto. Qualcosina penso di sì che ci sia, eh. Però non abbiamo ancora avuto tempo e modo di scoprirla. E un saluto a chi si sta unendo, anche a chi sta andando. Io più che altro andrei a cercare ossigeno. Ragni, forse non avete capito che. Vado a fa troppi ragni, eh. Lo spacco a mamma ragna. Cioè, sparano proprio a mitra, sti bastardi. E
chiamato pure un amico suo. Vaffanculo. Aspettate, aspettate, aspettate. Ricarica. Dove va? Fuori male. Momento. Ok. Ok, sta ceppa. Questi continuano ad arrivare. Noi siamo praticamente morti però, eh. Dove cazzo scappa? Allora, se questo è scappato qua, è possibile che ci sia qualcosa per curarsi? Che ne so, magari pure i ragni hanno le loro attività, eh? Che ne sai? Sa di fatto che noi stiamo veramente morendo male. Ossigeno non ce n'abbiamo più. Però mi sembra strana come cosa, eh? Tra un po' ci dobbiamo rifare anche le munizioni, perché penso che ne abbiamo utilizzate di discreto quantitativo. Qua che cazzo è che non... Ok, evidentemente c'è. Ma non eravamo entrati a qui prima? Ma una mappa più specifica? No, eh. Aspetta, i cosi di ossigeno mi sa che sono quelli là. È possibile, ho sentito un sound che... le calorie, non ho niente da mangiare. Aspetta. Datemi un attimo. Non morire adesso per piacere. Piazza sto cazzo di coso. Non è detto. No, non lo possiamo fare. Che ci manca? La biomassa. Ma la biomassa non la troviamo. Ma signori, ma se non trovo la biomassa. Ma allora dimmi che c'è della biomassa qui. No, c'è dell'acido. Possiamo mangiare dell'acido almeno. Però non è colpa, cioè, signori, se non troviamo della biomassa, io, con tutta la buona volontà, che è morta altra gente, ma... No, siamo morti, sì. Sto cazzo, che vedo di... Non troviamo niente. La biomassa l'abbiamo trovata solo... Cioè io dico, almeno in queste zone dove... Metteteci un quantitativo di robe da craftare clamoroso. Cioè da raccogliere. Una mensa tipo, no? La mensa ce la puoi mettere. Due panini. Sarebbe stato apprezzatissimo come cosa. Metallo sì. Ma biomassa no. Floppini. Voglio della biomassa, signori. O della biomassa o direttamente del cibo, eh. Cioè se mi date direttamente del cibo. Morti male, morti male. E che vedevo di, siamo morti di fame. Siamo morti di fame. Sì, Twitch cioè ci starebbe però in concomitanza anche con il canale, magari. Aspetta, che dobbiamo fare? No, vabbè, moriamo, tanto chi cazzo ci reanima qua, siamo da soli. Ora vediamo se riesco a tornare qua e recuperare il mio cadavere e le mie cose, ok. Cioè io punto direttamente ad arrivare qui. Proprio di brutto. Non voglio sapere niente. Corri e vai verso il tuo cadavere per recuperare il recuperabile. Qua vabbè, le cose non ci abbiamo. Questo tubo ci permetterà di passare o rimango incastrato? Non nel tubo magari, boh.
Aspetta, salta il tubo, salta il tubo. Saltiamo qua, va, che non è che... E quindi dicevo... piacerebbe anche fare più di frequente i Twitch, però come detto con il canale non è facile. E... vediamo se magari riesco, come detto, anche calcolando non il buon periodo di YouTube, ma in generale proprio, cioè non... i feed che non arrivano, cioè sono cose che ti fanno abbastanza girare i maroni, perché come detto uno ci mette tutto l'impegno che vuole, però... per quanto magari ci possono essere sì video che qualcuno non guarda perché non piacciono o altro, però fino a quando il problema è quello, ok. Quando poi il problema riguarda anche la piattaforma, un po' ti fa girare i coglioni, perché come sapete, come vi stavo dicendo, appunto in 6 anni 5.000 video, cioè da solo, quindi senza aiuti o persone che ti aiutano a montare i video o a realizzarli e quant'altro, non è cosa da poco, direi. Quindi è giusto per dire che l'impegno ce l'ho messo e ce lo continuo a mettere, ma non sempre viene ripagato. Questi siamo noi. Prendi tutto, metta la pistola, che tutto sommato sì, ma i ragni erano meno prima, o no, non lo so. Sembrano di più i ragni perché sputano lontano, secondo me, eh? No? Alla fine magari non erano neanche tanti. Aspetta un attimo, dove cazzo sono finito? In una pietra? Ma è andato sottoterra? Sì, sì. E... qua ci serve l'attrezzo. Grazie mille Avengers Daris per la sottoscrizione al canale. Grazie mille Avengers. Tutto bene? Penso di sì. E quindi vediamo un pochino. Decideremo nei prossimi mesi. Si deciderà il da farsi. Intanto qua raccogliamo robe. Raccogliamo robe. Siamo morti mentre raccoglievamo diverse robe. Allora, giri per questi edifici ce li facciamo dopo. Adesso vediamo prima qua fuori, perché magari c'è anche dell'altro e magari anche interessante, che ne so. Tipo questo, secondo me sto tubone porta a qualcosa che lo fa aprire e che c'è roba interessante, no? Non lo so, intanto però ricarichiamoci di ossigeno. Allora, qua abbiamo fatto. Il tubo va nella terra. Aspettate, cos'è questo? Ah no, era della roccia. Qua non so se si possa interagire. Non si possa interagire, almeno al momento no. Grazie mille anche a Naiko per la sottoscrizione al canale. Grazie mille. Non è che ci sia modo, perché i problemi dell'invio dei feed, ad esempio, c'è da diversi mesi ormai e non è che sia stato risolto, anche perché non è un problema che colpisce solo me, quindi è un po' una caciara. E mentre per quanto riguarda... ma in generale per i video, vabbè, io meno male ho sempre fatto quello che faccio. E probabilmente anche per questo, perché YouTube effettivamente è fatto anche di variazioni di mode e quant'altro. E di periodi. Questo magari non sarà periodo dei gaming, che ne so, però... bisogna organizzarsi di conseguenza.
Vieni qua, do cazzo, scappi, fottuto ragno del merda. Finito le munizioni? Bella. Bella lì. Questi sputano come se non ci fossero domani, eh. Sputano come se non ci fossero domani. Mi faccio un attimino di nuovo un quantitativo di proiettili immane. Perché se no non andiamo da nessuna parte. E guarda, faccio solo proiettili. Ma... scusami un attimo. Ah, là ma avevano... no, ce l'ho questi, non li ho rimessi io. Maledizione. Magari ci danno un po' più di protezione. Allora, vai. Vai. Crafta, craft, vai. Tanti ne devi fare, di più. Però in realtà i video in generale magari un po' diversi. Ci ho pensato per diverso tempo di farli, anche da tanto tempo in realtà. E qualcosa in realtà vi ho portato in passato. Qualcosa sulle auto, qualcosa in realtà anche... di una giornata di vacanza, tra virgolette, era procida. E... quei video mi piacerebbe farli, però non li ho mai portati in realtà anche per... per questione di comodità nel portare indietro, nel portarsi dietro l'attrezzatura. Però mi sarebbe sempre piaciuto farli. E magari ogni tanto potrei anche farli. Perché, cioè, alla fine sti cazzi. Nel senso, naturalmente, robe ogni tanto, ma sempre se e se li farò. Che in realtà farvi vedere magari cose, che ne so, se uno va da qualche parte, un po' come... avete visto tipo quelli del fatti per The Crew e Netgear, però intesi come la parte di andare in giro. Perché giustamente quello di The Crew c'era anche il gameplay e ci sta. Però in generale robe di mortacci vostra. Di andare in giro potrei portarli, poi potrebbero, cioè, piacere a pochi, però sti cazzi. È un assalto continuo. Ma io continuo ad ammazzarli perché? Perché ci servono i floppini che questi ranni ci danno, per quanto ce ne diano pochi. Cioè abbiamo 149, dobbiamo arrivare a 200 per recuperare l'attrezzo. Non ho finito, è impossibile che io abbia finito i colpi, ne avevo craftati un fottio. C'è spacker culo, eh. Troia, quanti cazzo dei ragni ci stanno. Datemi un attimo. Sono questioni un attimo problematiche. Abbiamo finito il ferro. Se abbiamo finito il così. C'è la puttana di Eva. Oh, hai rotto il cazzo, eh. Lo so che siamo morti, ma signori, ma sti cazzi. Che cazzo. Stiamo sanguinando come dei cinghiali. Dicevo, il ferro l'abbiamo finito? Possiamo farlo però. Crafta del ferro, così come se non ci fosse un domani. E... grazie mille a Ayatez per la sottoscrizione, che credo non lo avevo detto prima, nel caso, mi sa che me l'ho scordato mentre chiacchieravo. Comunque grazie mille per la sottoscrizione al canale. Barbarino si arriverà in live. E no, ma in realtà io li ho provati anche a contattare. E il problema è che non è facile risolvere la cosa. Quindi io faccio solo colpi, ragazzi, anche... cioè, questi ci servono al momento. Nient'altro. Ah, Dark Souls anche per il fatto della comodità nel... magari se in momenti uno si deve concentrare e lascia... e sta in silenzio, c'è la gamba. Ehm...
Vabbè, direi che possiamo andare. Ritiriamoci il nostro baracchino. Riprendiamo la nostra valigetta da rappresentante su Marte. E calcolate che il primo sputo che ci arriva esplodiamo. Però, cioè, che vedevo di? Non troviamo niente. No, cazzo. No, per piacere, per piacere. Cioè, mi serve qualunque cosa, mi serve cibo, mi serve ossigeno, mi serve moneta. Ma se trova niente. Aspetta, qua c'è gente morta, quindi probabilmente. Vabbè, a parte che ci potrebbe essere qualcuno che li ha uccisi, ci sono passato io qua o. Guardalo. Siamo morti, lo so. Vabbè, ha chiamato l'amico che stava al piano di sopra, dai. Vabbè, muoio combattendo, signori. Magari faccio un po' di destra e sinistra. No, ma quanti siete, signori? Dai, ma che cazzo è? Ma scusate, 188 floppini, eh. E quindi, questo è quanto. Aspettate che adesso moriamo malissimo, ma io qua ci ritorno. Che ore abbiamo fatto? Guarda, ci ritorniamo un'altra volta per morire naturalmente male, perché obiettivamente questo al momento è il nostro compito. Certo, come potete ben capire, questo è anche un gioco che va apprezzato secondo me ancora di più quando siete in compagnia con gli amici, almeno qualcuno che vi pare il culo. Aspetta, questo cos'è? Allora, adesso siamo protetti dal respawn per circa 40 secondi, anche perché ci ha fatto spawnare dove c'era un serpente gigante, quindi direi che meglio che sedamo e proviamo a ritornare dove eravamo prima, nel caso. Ma escono un po' così, l'importante è che siano sportiveggianti. Poi non è detto che siano velati. Cioè, il nostro. Ricordatevi. Si chiamava Peppino, quello di Dragon Age. Cioè, c'aveva il suo capello, eh. Non era pelato, c'aveva il capellone, quindi. Lascia fare. Pensavo ci fossero delle cose interessantissime qui dentro, invece no. E vabbè, proviamo a recuperare il nostro cadavere. Vabbè, poi vediamo magari se ci sarà la possibilità. Calcolate che adesso cioè questo qua è un server chiuso di test. Mi avevano dato la password per entrare. Però quando uscirà il gioco, magari qualche live ce la facciamo. Mondo cazzo stavo io qua. Non lo so. Vabbè, proviamo a ripercorrere i nostri passi cercando di arrivare a ripercorrere i nostri passi. E giusto per recuperare il mio cadavere, non chiedo tanto. Poi magari usciamo anche o ci suicidiamo. Però voglio la soddisfazione di riprendere il mio cadavere. E guarda, un po' di questi li prendo perché effettivamente. Cioè, ci serve adesso anche un po' di roccia per poter fare eventuali proiettili. Ho visto qualcosa lì dietro? No, sono solo rocce. Allora, noi eravamo entrati, mi sa, lì sotto, eh. Fatto è che sti ragni, secondo me, non. Cioè, respawnano ogni volta, credo. Non possiamo neanche correre. Non penso che ci sia questo quantitativo di ragni. Cioè, un po' li abbiamo pure ammazzati, dai. Ma scusate. Noi eravamo entrati dove c'era un sacco di gente morta. Eccoci qua, eccomi qua. Tac. Dopodiché, rimetti questo, metta la pistola e combatti come se non ci fosse un domani. Anche perché un domani non ci sarà.
Madonna, ma che è sto attacco dei ragni? Ma che cazzo? Ma non è... C'è un po' di pausa. Però immaginatevi con un gruppo di amici un raid contro i ragni. Là già si può ragionare un po' di più. Da soli vi spaccano il culo male. In gruppo, magari vi spaccano il culo in gruppo. Guarda come fanno Spider-Man degli mortacci loro. Bene, bene, bene. Sono cattivissimi. Guarda, io... Maledizione, io vi devo spaccare il culo però. Io ci ritorno, signore. L'ultima volta? L'ultima volta, poi ci salutiamo. Ci dobbiamo riuscire. Sì, ci sono altre armi, ma dobbiamo scoprire i progetti e non abbiamo floppini per farlo. Oppure le trovi per terra. Non le abbiamo trovate e quindi stiamo cercando di sopravvivere miseramente, perché non ci stiamo riuscendo per niente, però. Per Formula 2018 non lo so, non parto con la carriera, poi vediamo se c'è qualcosa. Allora, ho capito dove siamo, quindi dobbiamo rifarci un po' il giro. Ma noi l'altra volta avevamo sbloccato il fucilazzo fa veramente del male, però avevamo tanti floppini perché avevamo fatto quella specie di evento di sbloccare i computers. E adesso qua, come detto, non sto trovando assolutamente niente, quindi... Cioè, l'unica cosa che adesso possiamo fare è provare a riandare di nuovo dove c'è il nostro misero corpo morto. C'è un po' di zigzag. Rientriamo sempre dalla stessa porta. Sempre più cadaveri, sempre più cadaveri. Noi eravamo qui. Riprendi tutto. Rimettite questo e inizia a sparare di nuovo. Vai. Oh, prima o poi finiranno sti cazzi di ragni, no? Secondo me respawnano come noi. Respawnano loro e noi. Sta qua, ma non è possibile, signori. Dai, sti cazzi, damose un attimo, state qua, mo ritorno. Che fa, saluta? Abbiamo finito proprio i colpi. Bene, bene. Allora, però, possiamo fare un'azione evasiva da panico, rientrare. Ci siamo bloccati. Almeno prendi floppini, ne avevamo ammazzati molti di più, signori. Mi hanno rubato dei floppini. Damose, apri. Ah, non è una porta. Siamo morti? No? Ancora no? Quanti floppini? 217. Ole. Possiamo sbloccare questo, che ci serve per estrarre dei materiali da quei cosi. Però lo dobbiamo costruire. E non abbiamo i materiali per costruirlo, come è giusto che sia. Però vado un attimo qui sopra all'antennina, dove probabilmente non ci sarà niente. Non saprei, però penso di no. No, Rust già si è visto come era andata. No, non si può organizzare con... per quel... No. Troppi rincoglioniti, ragazzi. Non affitto più server, non faccio più cose del genere. No, perdo solo tempo e mi incazzo solamente, quindi... Perché persone intelligenti ci stanno, ma altrettanto persone idiote ci stanno, quindi se può fare. Allora, ci serve alluminio, che ce l'abbiamo, e ferro. Ferro se può pure fare, perché... Allora, ferro lo raccattiamo un po' in giro, magari. Sì, se può fare. Live serali, ragazzi, non ce la faccio fisicamente. No, almeno la sera un po' la sera è un po' più pesante fare live, come vi dicevo. Quindi magari d'estate vediamo. D'estate può darsi che di sera si starà anche più freschi, non lo so. Ne dubito fortemente. Però. Queste sono pietre fasulle, però mi servono... Scusate, adesso quello là per... Vorrei costruirlo, please.
Sono riuscito a recuperare il mio cadavere con tanta sofferenza. Ok. Qui, come detto, c'era quello che aveva provato a costruire qualcosa. E poi è morto male come quest'uomo qui. Un po' più di loot però ci vorrebbe. Perché così veramente è tosta. Saluto a chi va, un saluto a chi va. Buon proseguimento di serata, buon appetito per chi va a mangiare. E noi andiamo ancora a fare qualcosa per poco, un altro pochino. Poi ci salutiamo pure noi. Dai che ce la fai a pensarlo. Allora, ce ne manca uno, ma noi uno possiamo farlo, attenzione. Tac, adesso ci facciamo questo. Tac. E adesso recuperiamo risorse. Ma il problema saranno sempre i floppini, perché noi recuperiamo risorse, ma poi... Che sta succedendo? Stiamo morendo per cosa, no? Quel nostro mastro viaggiatore. E ora possiamo attrezzare questo. E recuperiamo un po' di risorse. Possiamo farlo anche direttamente da qui. E questa è una buona cosa. Però, come detto, ci vorrebbe un po' più di possibilità. Perché così si soffre a bestia. Vai, vai. Prendi tutto. C'è un po' di scavate. Poi ci ributtiamo là dove stanno i ragni, eh. Andiamo a fare un po'. Devo però rifarmi un po' dei proiettili. Quindi abbiate pazienza. Grazie mille a Zebken per la sottoscrizione al canale per il quarto mese consecutivo. Grazie mille, grazie mille. Allora, qua ci sarebbe un bel po' di roba da raccattare. E ci serve per fare proiettili, per poi attaccare i ragni, per poi fare cose. Che non faremo in tempo a fare adesso, però ci sta. Momento la nostra prima. Perché poi dobbiamo trovare anche le ricette per farci del cibo e la cosa organica là che non troviamo è un po' complicata. Poi vabbè, bisognerà capire dov'è che si trovano determinate risorse, perché noi bene o male all'inizio abbiamo fatto sempre le stesse cose, poi magari andando avanti si inizia a spippolare un po' di più con cattiveria, eh. E vabbè, qua c'è da raccogliere il mondo e più. Ora non è che ci raccogliamo proprio tutto, però. Tanto sento dei meteoriti. Attenzione. Questo che roba? Tac. Eccoli là. Olè. Vabbè, di solito dove cadono dei meteoriti ci dovrebbero essere cose più rare, però. Tipo, dovrebbe darti magari un floppino ogni tanto anche facendo queste cose. Ci potrebbe stare, sarebbe una buona cosa. Vabbè, naturalmente, come detto, il gioco pian piano saranno aggiunte cose, fatte cose. E noi nel frattempo ci famo i proiettili per il momento. Così rientriamo nella zona ragnesca dove ci saranno sicuramente più ragni di quelli che c'erano prima. Ricicciano come niente, sti ragni. Piazziamo sto baracchino. E allora, iniziamo a fare. Vai, vai. Fai
Ferro come se piovesse. Poi, come dicevo, nei prossimi giorni vi faccio zap, eventualmente per altre lives. Magari un barbarino. Ok, allora questo è fatto. Poi possiamo farci dei proiettili e ce li facciamo, ma tanti ce ne facciamo. Sta facendo dei proiettili? Ok, guarda, ne faccio in quantità industriali tanto. Adesso questo facciamo. Uccidiamo ragni. Siamo qui per uccidere ragni. E basta. Riprendiamo la nostra valigetta, come detto da rappresentante. Carica la pistola. Andiamo, va. Adesso però possiamo anche raccogliere più risorse da sti ragnozzi. Voglio capire più risorse di che tipo. Guardali come stanno appostati sti bastardi malefici. Ma soprattutto è normale che il ragno sputa così lontano? A parte che già che sputa non è normale. Però diamo il beneficio del dubbio. Ragno che sputa, ma con quanta cattiveria. Cioè, fammolo un attimo più meno aggressivo. Allora, qua ci siamo. Con questo cosa prendiamo? Non è la più pallida idea. Non ho capito se prende anche floppini o. Allora, così prendiamo 8 floppini. Se famo così, che prendiamo? Metallo. Ok, ci può anche stare. Questo niente, presumibilmente. Vabbè, è una vitaccia però, eh. Cioè, ve lo dico. Ci sarà un motivo perché hanno abbandonato Marte, perché ricordo il gioco è ambientato dopo che gli esseri umani erano, si erano stabiliti su Marte, ma si erano dati. Se si erano dati i ricercatori che stavano, cioè i minatori, diciamo, quelli che estraevano minerali. Ci sarà un motivo, no? Perché noi dobbiamo venire a farci ammazzare qui con questa qua cattiveria? Dai, un altro po' di ragni e poi ci salutiamo, Cioè, vendichiamoci un attimo. Guarda questo com'è sprezzante del pericolo, sto bastardo. 11 floppini. A ricaccia questo. Dai. Scusa però, cazzo. Aspetta un attimo, mi sa. Fallato il mondo qua. Teniamoci sempre carichi. Qua mi devi. Ho capito, ma. Ok. Non è possibile proprio che ci siano tutti questi ragni, Cioè proprio. Stiamo morendo per. A parte per gli sputi dei ragni, e questo lo avevamo capito, però non ne manco niente adesso. Ma continuano a ricicciare da sottoterra. Ok, questo lo abbiamo capito, però basta. Perché non vedo niente, quindi. Almeno sono illuminati, quindi che ne sono nel buio. Andiamo a morire, va. La Rambo che ci salutiamo, ragazzi. Andiamo a mangiare. Poi magari quando uscirà, salve il gioco. Facciamo qualche altra partitona organizzata per provare a sopravvivere. Bene, bene. Allora. Sono cattivissimi. Allora.
Vabbè, vai, moriamo. Aspetta che aiutiamo a morire male. Olè, giustizia è fatta. Il nostro clone marziano si è giustamente ammazzato male. E quindi, ragazzi, domani non so che video usciranno, non ne ho la più pallida idea. E non so se riesco. Vampire, come detto, ancora non ce l'ho, quindi non so se domani riesco a portarvi qualcosa su Vampire o su altro. E ci aggiorniamo anche per le live, visto che, come detto, vorrei riprendere a fare live. Ora, ieri ci siamo fatti a live, oggi live, domani forse saltiamo, non lo so, perché fisicamente ci vuole un attimo e c'è una certa età. E quindi vediamo un pochino quando voi rimanete sintonizzati comunque sulla pagina Facebook, che vi faccio sapere questa live, probabilmente ve la riporto sul secondo canale o domani. O vi riporto House Flipper domani e questa dopodomani, non lo so, devo vedere un attimino come mi organizzo. E niente, ragazzi, come sempre io vi ringrazio per aver seguito questa live. Poi ci organizziamo anche per quanto riguarda le 3. Vi faccio sapere se devo andare da qualche parte o se ci sono e facciamo qualche live. Mi devo organizzare anche per vedere se cosa riesco a seguire, perché come sempre Bethesda e Sony sono alle 3 di notte e un attimo problematica, però vediamo. E per il resto niente, ci aggiorniamo, seguitemi su Instagram, Facebook, dove vi faccio sapere delle live, e anche qui così almeno magari vi arriva la notifica della live. Dai ragazzi, ci becchiamo domani sul canale con qualche video di non so cosa, e per le live, come, vi faccio sap, non lo so se domani la facciamo, però probabilmente no. Grazie come sempre per aver seguito la live in mia compagnia. Grazie a tutti ragazzi. Buon proseguimento di serata. Buona cena. Un po' prestino, però buon appetito anticipato. E ci vediamo. Ciao ciao ragazzi.